Ciao a tutti, eccoci con una nuova Books Review. La Books Review di oggi parla di un libro che mi ha attratto insospettabilmente in maniera assurda, perché comunque si tratta di un libro di una categoria che io quasi mi vergogno a leggere, però ci sono quei momenti di lettura nel quale comunque hai bisogno di staccare, di leggere qualcosa di non leggero, estremamente leggero, per poi magari più avanti dedicarti a letture un po' più complesse. Il libro che vi porto oggi è L'amore non è mai una cosa semplice di Anna Premoli, uscito nel 2016 per la Newton Compton, semplicemente perché sono una grandissima fan, come sapete, delle storie d'amore. In particolare questo ha come cardine centrale una storia d'amore davvero con i fiocchi, originale secondo me. Tratta di due personaggi completamente diversi ma allo stesso tempo molto molto simili, e poi è originale proprio per la scelta dei luoghi e della trama di base. Parla di Lavinia Ferrari, che è una studentessa di economia alla Bocconi, ha un carattere assolutamente remissivo e si sottomette facilmente al volere dei genitori e di chi le sta intorno. Non è il tipo di ragazza che disubbidisce agli ordini, non è quel tipo di ragazza che prende iniziativa. Fatto sta che poi, con la conoscenza di Sebastiano Marconi, uno studente di ingegneria informatica al Politecnico di Milano, è costretta a cambiare. Cambiare però in questo caso non significa cambiare in peggio, ma tutt'altro, perché perfino Sebastiano, nel suo essere assolutamente chiuso e sociopatico, cambia perché si innamora di Lavinia. È inutile che sto qua a girarci intorno. Sebastiano e Lavinia si metteranno insieme e cambieranno l'uno per l'altra, e forse è proprio questo il fatto che mi è piaciuto di più. Sono in disaccordo nella vita reale sul fatto che le persone cambino per l'altra persona. Posso capire il forte sentimento che una persona può avere verso l'altra, però sono dell'idea che, per quanto istintivamente venga voglia di cambiare per l'altra persona, per renderla più felice, più a suo agio, più contenta di stare insieme a te, è comunque sbagliato perché ti porta ad essere una persona che non sei. Ma in questo caso il cambiare non è una cosa negativa, perché entrambi eliminano in un certo senso di di cui erano perfettamente consapevoli anche prima di conoscersi, in conseguenza alla frequentazione dell'altro. E questa è una cosa secondo me molto bella, perché vuol dire che l'amore trionfa non solo a livello di sentimento, ma anche a livello di evoluzione della persona, perché secondo me ogni sentimento deve avere come obiettivo migliorare se stessi. In questo libro c'è un po' questa cosa. Questi due personaggi si ritrovano a dover collaborare ad un progetto scolastico. Progetto scolastico che non credo abbia fondamenta reali, per quanto l'autrice Anna Premoli sia stata estremamente realistica e abbia studiato accuratamente luoghi e dinamiche universitarie, tanto da far capire a una persona come me, che nell'università non ci ha messo praticamente mai piede da studentessa, che appunto tutte queste dinamiche. È stata molto originale nella scelta, e soprattutto si vede che dietro a questo libro c'è uno studio accurato di questi dettagli. Si conoscono appunto per questo progetto di collaborazione tra le università nello creare una startup. Ci sono anche tantissimi elementi tecnici all'interno di questo progetto che vanno a creare, e soprattutto in generale durante la storia, parlando di Sebastiano, di quello a cui lavora Sebastiano, abbiamo delle basi di ingegneria informatica. Parlando delle lezioni che segue Lavinia, abbiamo delle basi di economia aziendale e via dicendo. Insomma, è anche sotto sotto un po' istruttivo questi aspetti. Loro due, comunque, essendo molto diversi, non collaborano volentieri, anzi, in palio ci sono degli ambitissimi 4 crediti che, essendo loro due all'ultimo anno, sono veramente ambitissimi, e proprio per questo entrambi si convincono a lavorare a questo progetto, per quanto nessuno dei due, essendo molto bravi, ne abbia davvero bisogno. Il progetto parte male, chiaramente, perché è collaborazione zero, dato che una non accetta di farsi mettere i piedi in testa ed è costretta quasi a stalkerarlo. Lui non gliene può fregare di meno di questa ragazza, perché vive bene da solo, ha la sua routine, le sue cose, le sue passioni da seguire, e quindi di lei non gliene può fregare di meno. Però piano piano si avvicinano sempre sempre di più, cominciano inconsciamente e anche consciamente in parte a provare qualcosa l'uno per l'altra, fino ad arrivare alla dichiarazione d'amore che poi porta alla futura vita di coppia, con anche dei cambiamenti decisamente drastici a livello di vita proprio. Ma questo ve lo lascerò scoprire se deciderete di leggere il libro. Non è completamente senza morale, per quanto la trama arrivi fino a 3/4 come una trama originale, appunto, ti fa venire voglia di andare avanti a leggere. Ovviamente più o meno il capitolo di
10 su 14. Patatrac succede perché chiaramente devono finire a letto insieme questi due personaggi e quindi il tutto sfocia nel classico trash del Newton Compton. Però fino a tre quarti del libro vi assicuro che è una bellissima storia d'amore. Personalmente avrei evitato alcune scene molto trash, molto cliché, perché Lavinia e Sebastiano si completano, perché sono anime gemelle. Lavinia, come ho detto all'inizio, è una persona molto remissiva. Al contrario, Sebastiano, anche se di carattere è molto timido tanto quanto Lavinia, è una persona che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. Forse proprio per la sfida reciproca nel trovare nell'altra persona un'ostilità che sia appunto la sfida di Lavinia che per poter collaborare con lui deve tirar fuori le unghie e invece Sebastiano che sì, si fa mettere i piedi in testa in un certo senso, ma in senso buono, accetta di collaborare con una persona nonostante questo carattere molto forte e soprattutto molto solitario, li fa diventare anime gemelle perché sono due caratteri che completandosi si migliorano, come dicevo prima. Ripeto, è un libro che mi ha stupito nella lettura perché normalmente nei romanzi rosa della Newton Compton trovo un sacco di errori di ortografia, battitura, traduzione, degli errori grammaticali non da poco, uno stile scorrevole ma troppo da adolescenti che comunque dopo un po' risulta quasi stucchevole perché nella maggior parte di questo tipo di romanzi sai già dove si vuole andare a parare. Invece questo romanzo comunque fino a un certo punto ti viene il dubbio che questa storia non abbia nemmeno un inizio, che sì, si conoscano e quant'altro, ma che non arrivi a nulla. E invece poi alla fine chiaramente succede, ma tu lo sai, nel momento in cui prendi un romanzo rosa lo sai che i due protagonisti si metteranno insieme. Allo stesso tempo, in questa trama che ha scelto Anna Premoli, ti sorge il dubbio, insomma, che questi due si mettano veramente insieme perché sono due caratteri veramente molto molto diversi. E ad ogni modo l'ho trovata davvero originale e mi ha aiutato tantissimo a staccare da letture più pesanti. Penso che ogni lettore abbia bisogno comunque del suo momento di relax. Questa è stata una vera e propria lettura relax, peccato che sia durata così poco perché l'ho letto in 3 giorni ed è stato bellissimo leggere di nuovo un libro in 3 giorni. Questo libro chiaramente lo consiglio agli amanti dei romanzi rosa perché tutto sommato alla fine di quello si tratta, ma anche a chi non amando i romanzi rosa sta cercando qualcosa sul genere che sia però non scontato. Se invece amate leggere cose moralmente più utili e più complesse, questo non è il libro che fa per voi. Nell'info box come sempre tutti i link utili per ritrovare l'autrice, la casa editrice e la colonna sonora di questo video. Oltre a questi troverete tutti i link utili per ritrovarmi sui vari social, contattarmi, commentarmi e sostenermi e, novità delle novità, la mia lista dei desideri su Amazon per chiunque voglia contribuire alle mie letture. Ci vediamo nella prossima recensione o comunque al prossimo video. Ciao!